Aro, vieni qua. Rocco. Perché non vieni a Rocco? Dai, via altri due, via. Aro, ciao, Rocco. Ah, ok, andiamo. Ah, va lì. No, io ho calcolato. No, tu vieni, no. Thank you.
Gianfranco. O Gianfranco Tiziano. Chiama Gianfranco. Thank you.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Bene, siamo arrivati finalmente alla conclusione. Dopo questa grande tempesta che abbiamo avuto, potevo però dire solo grazie, perché non è stato niente rispetto a quello che avviene in tutto il mondo in questi momenti, e in tanti momenti della storia, anche mentre noi stiamo facendo una professione nel mondo succede di tutto e di più. Ed ecco perché la prima parola che diciamo è grazie a Gesù, perché ancora una volta ci ha dimostrato la sua vicinanza, ci ha dimostrato la sua comprensione, ci ha dimostrato anche la sua misericordia. Prima di tutto a Lui dobbiamo ringraziare e dobbiamo imparare a dire grazie, perché tutto quello che abbiamo nella vita, tutto è dono suo. Non pensiamo che siamo noi tutto a costruire, ce l'ha dimostrato anche attraverso questa tempesta. Noi abbiamo programmato tutto, a un certo punto tutto è sparito e tutto stava sparendo, ma grazie anche a questa esperienza di quest'anno, che è storica, almeno come mi dicono gli anziani, abbiamo imparato tante cose, perché una festa è vera quando ogni anno ci dice qualcosa per crescere. Abbiamo imparato che non dobbiamo essere presuntuosi nella vita, che tutto è nelle sue mani, quel mondo che vedete di sopra siamo noi, siamo nelle sue mani, e fino a quando noi ci convinciamo di questo saremo sempre presuntuosi nella vita. Secondo, credo che abbiamo imparato come affrontare le tempeste personali nella vita. Tutti abbiamo ferite, tutti abbiamo momenti difficili nella vita e dobbiamo imparare a gestirli, perché se il dolore o le ferite non li curiamo diventano piaghe e diventa solo una valvola di sfogo. Anche la festa diventa una valvola di sfogo. Le ferite vanno curate, però abbiamo la certezza di avere un grande guaritore, che è Gesù, che è medico dell'anima e medico del corpo. Ed ecco perché no ad ogni ansia possibile. È possibile che siamo tutti ansiosi oggi, la nostra società non ci permette momenti di silenzio, non ci permette momenti in cui siamo fermi. Adesso tutti siamo elettrici, tutti abbiamo bisogno di sapere tutto in maniera diretta, in maniera immediata, e non ci stiamo rendendo conto che stiamo diventando degli schizzati, che non riusciamo più a guardarci nella faccia e a dire ti voglio bene, non riusciamo più a dirci che è necessario essere e riconoscerci tutti come fratelli attorno a Gesù. Io penso che questa festa è iniziata con un primo miracolo che vi dico solo in breve, è proseguita con momenti anche difficilissimi anche in questi giorni, ma sappiate, quello che vi posso garantire è che in ogni situazione affrontata abbiamo sentito tutti la vicinanza sua. Poteva succedere più di una disgrazia in questa festa, più di una, ve lo posso assicurare io, eppure siamo stati salvaguardati fino all'ultimo, per questo diciamo grazie. Seconda cosa, abbiamo imparato che è possibile convivere insieme pur nella differenza di opinioni o di gusti. È possibile stare insieme. Non è vero che siamo quelli che appariamo, cerchiamo di avere uno sguardo più intenso, non è vero che magari anche a me che mi vedete qualche volta sono duro e lo devo fare con rispetto. Lo faccio perché un buon padre corregge i figli, non li lascia lontanare i figli. Ed ecco perché ritorniamo a fare
e ad assumerci le responsabilità che ognuno di noi ha. Quindi lasciamoci non prendere dal panico, dall'ansia, dal dolore, dalle fatiche. Non lasciamoci prendere dall'istinto. L'istinto è pericolosissimo, ci porta a fare scelte da cui dipende tutta la nostra vita. Vediamo anche le cose buone. Non è vero che tutto è cattivo, tutto è negativo, e chissà perché c'è quello, e chissà perché c'è quell'altro. E il Signore sta operando conversioni, non ci rendiamo conto. Molte di noi stanno cambiando, grazie a Dio, è quello che ci stiamo a fare. Molti di noi stanno facendo un cammino di conversione, cioè hanno capito che la Chiesa, che Gesù è una cosa seria e che bisogna servirla la Chiesa. Non servirla la Chiesa, servirla. Quindi ringraziamo il Signore e ringrazio perciò in questo momento tutto il popolo innanzitutto che ha voluto questa festa. Il dolore si è trasformato in gioia in questi due giorni. Bellissimo ieri sera essere tutti qui. Nonostante c'era gente che era partita, che era tornata, no? Eppure tutti quanti piedi di paura, e chissà, forse non ci siamo tutti. Vedete, il Signore ci ha, come dire, premiato nel sacrificio, ci siamo tutti. E anche chi è lontano, vi posso assicurare che si è fatto vicino. Allora io vi lascio queste tre parole, che mi sono molto piaciute, per il predicatore che sto meditando molto. Ve l'ho detto la notte di sabato, ma siccome non ci vediamo mai tutti, perché magari sabato sera ci sono alcuni, allora io devo ripetere. Io vorrei augurare a tutti voi un cuore come il cuore del Salvatore, mite misericordioso. Io vorrei augurare a voi delle mani, manca a me di lavoro queste cose, delle mani che benedicano e non maledicano. Avete sentito un precetto poco fa nella professione. Non giudicare, è brutto ed è deleterio diffondere calunnie. Come diceva Papa Francesco poco fa, blocca la vita della comunità la calunnia, la fatticenza blocca la vita della comunità e fa vedere il lato negativo della comunità, che non è quella che ha a fare, ripeto, perché io vi conosco quasi uno per uno. E so quanto valete e quanto pesate, quanti giorni avete nel cuore, quante cose belle che avete nel cuore. Allora facciamo leggere questo bello e non facciamo leggere sempre il negativo, facciamo leggere il bello che c'è dentro il nostro cuore. Allora chiedo delle mani, possiamo diventare capaci di benedire i papà stasera per voi, quando da casa, avete un ruolo, benedite la vostra famiglia, fate la benedizione di sera, dite la preghiera con i vostri figli e infine io vi auguro dei piedi come quelli del Salvatore, come si vedono, ma ci sono i sandali sono l'immagine del pellegrino. Andate per le strade, dovunque vi trovate, a Roma, a Milano, a Torino, ma portate Gesù, portate la sua parola. Rinnoviamoci anche in questo. Agli emigrati dico solo una cosa: inseritevi dove siete, nelle vostre chiese. Non pensate che vi passi solo la festa annuale. Inseritevi, cercate di collaborare dove siete, crescete, perché non è possibile. Io vedo molti di voi che hanno fatto un cammino di fede e devo dire mi hanno dato molti consigli in questi giorni. Avevo anche una larga parte che non frequenta, che è rimasta solo alla superficie della fede. E allora bisogna rinnovarsi, questo è il giubileo. Mani, cuore, piedi, camminare, la vita è dura, però non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo credere che nel Signore è possibile tutto. Ed ecco perché concludo augurandovi e soprattutto di ricevere il perdono, questa parola difficilissima. Siamo nell'anno della misericordia. Perché perdonare? Perché Dio per prima ci ha perdonato. Solo questa è la motivazione, non ci sono altre motivazioni umane.
totale non ce ne sono motivazioni. Perché devo perdonare? Perché Dio per primo ogni giorno mi perdona. Perché se andate dentro di me, a che problema passerebbe, no? Allora concludiamo con questo cammino del perdono. È difficile perdonare, ve lo dice uno che fa molta fatica. Io per perdonare ho bisogno di pregare moltissimo. Dopo che prego, allora la mia vita si trasforma. Ma se non prego, non sono capace di perdonare, ok? Quindi intraprendiamo questo cammino del perdono e soprattutto ricordiamoci che siamo tutti peccatori e fragili, bisognosi della misericordia di Dio. E non lasciamoci prendere da tante tentazioni che ho visto anche in questi giorni. Non trascandiamo la festa. La festa deve essere un atto comunitario per cui tutte le cose, le iniziative devono essere sempre insieme, concordate, come abbiamo fatto, come siamo riusciti a fare anche nel